E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo con il nostro War Evil Joe, che è un personaggio che... Dicevo, un personaggio, prima i rumorini molesti random, che ho utilizzato tantissimo sul canale Mario in passato, perché adesso sto più concentrato sul paladino. Però vabbè, adesso l'ho loggato stamattina semplicemente perché ho intravisto che ovviamente anche con l'Orda c'è una certa quest più o meno da seguire per quanto riguarda le razze nuove. E infatti appena sono entrato, ecco qua già cominciano a parlare cose. Appena sono entrato c'era questa quest qua, The Call for Alice, che è la stessa che ho fatto col paladino sullo scorso video, che vi ringrazio tra l'altro perché è andato veramente molto bene. Quindi penso che sia semplicemente un completare la quest, niente di più. Vediamo, sì, infatti credo che sia proprio così. E niente, praticamente stanno facendo la stessa identica cosa speculare che c'è stata col paladino, in cui ci stanno i vari boss delle varie razze, quindi Tauren. Insomma, c'è stato un mucchio di pezzi grossi che stanno parlando. Ah, e le reputazioni qua sono diverse, come potete vedere, perché l'Orda ha necessità di Nightfallen, che io ho Exalted perché ho la Mondo Volante, e invece Eggmountain Tribe non penso di averci l'Exalted, manco per il cazzo, perché batti sto Revered. Però vabbè, alla fine questa è una razza che a me fondamentalmente non mi interessa per niente, perché, cioè, sì, è un po' più particolare, ovviamente delle caratteristiche diverse e tutto quello che cazzo ti pare, però fondamentalmente sono Tauren, quindi non me ne frega un cazzo. Al contrario di questi invece, che sono molto più interessanti. Quindi noi andiamo nelle razze alleate e non ci fa completamente... Dai, che coglioni, ma quale cazzo è sto achievement di merda? Questo qui, Earn the Achievement Insurrection. Adesso guarda, sono proprio curioso di sapere quale cazzo è Insurrection. Ecco, nemmeno una. Non riuscirò mai a farmi una cazzo di classe in merda, guarda. Questo lo chiamo e ce l'ho, ma le reputazioni no. Io guarda, non c'ho parole. Dio buono, Dio bonino. Niente, io tutto carico. Adesso di qua, forse ho sentito che ce la facciamo. No, Dio buono, non se ne parla. Dovete farmare come dei fottuti cinesi senza vita. Allora, nel mentre mi sono joinato una mitica, come potete vedere qua a sinistra. Sì, ho loggato il paladino perché adesso di certo non mi metto a farmare reputazione con un altro, oppure fare la storyline lì, cioè perlomeno non per adesso perché non me ne va proprio per un cazzo. Quindi mi sono joinato la mia mitica più 10 se non sbaglio, sì, perché più in alto non me prendono. Anche se, sì vabbè, sono 9.34, alla fine più in alto già diventa un po' più difficile, però c'ho il mio perché. Qui sotto ovviamente non mi becco mai i cazzo di Argustian Rich, che come potete vedere sono andato un po' avanti per cazzi miei, e sono arrivato a Revered 3700. Vediamo se c'è qualche quest in giro. Come potete vedere poi, tra l'altro, sono tutti Army of the Light del cazzo. Oh, un Argus Rich, però Army of the Light. Orca puttana, guarda, tutti Army of the Light. Io spero che qua ci stanno. Oh, ok. Sì, infatti queste qua su sono sempre dell'Argus Rich più o meno. Ah, però abbiamo completato il party così facilmente, non ci sto credendo. Madonna, penso che è una volta su un miliardo che succede sta roba, che dopo 2 secondi già è tutto completo. Di solito oggi sto le ore intere a aspettare. Quindi niente, io tutto carino stamattina. Volevo portarvi l'inizio, una razza nuova, perché magari avevo sentito che con l'Orda è più facile, l'Orda magari riuscite prima. Anche se non è la razza che voglio farmi io, perché la razza che voglio farmi io è il Void Elf, e la farò, Cristo. Perché adesso questi giorni mi sto mettendo un po' di impegno anche con le quest, quelle lì su cazzo si chiama, io col Garrison, ma avete capito, non è il Garrison. Perché lì ogni tanto escono fuori delle spedizioni specifiche per la reputazione, capito? Quindi lì riuscite magari anche a alzare 1000, perché ci sono bonus a 750 se li vincete, più 250 normale, quindi arrivate a 1000. Che 1000 è veramente tantissimo, perché più o meno ogni quest che completate, se non sbaglio, vi dà 150 rep, una cosa del genere. E quando vi capita che la quest stia qua sotto, con il forziere che viene dopo, la rep è ancora più alta. Non mi ricordo quando va precisamente, ma da parecchio. Ok, ci hanno summonato a quest'istant, non me la ricordo proprio benissimo, però appena entro sicuramente c'è qualche flash e me la ricordo al volo. Arcway, abbiamo un meraviglioso protection paladin assai cazzutissimissimissimissimo, con i suoi 7.7 millions di vita. Se parte!
Ok, i debuff di questa settimana sono... Porco di ma che cazzo è? Sono abbastanza fattibili. Dopo semmai con più calma in un momento. E lasciano praticamente quelle pozze per terra, come potete vedere queste qua rosse, dove sono io ora. E dovete assolutamente scansarvi lì sopra perché fanno un male atomico. E se crepate in mitica è un disastro. Intanto qui ragazzi l'AO è più totale. Queste le saldiamo, vedete queste qua dovete evitarle assolutamente. Liller che non cura perché Cristo, siamo tutti a un cazzo di vita. Guarda, guarda, un'ora, uno di vita, guardalo. Guardalo, niente. Ma che cazzo è? Una partenza più che pietosa. Healer più scarso nella storia degli healer. Oh Dio Cristo, guardalo che non tiene l'aggro, niente, niente, non se ne parla ragazzi, no, no. Mi devo curare da solo. Leon Enz mi sono dovuto sparare, il le cazzo Enz. Perché praticamente, per chi, vabbè, non lo sapesse, questo debuff qua funziona che si accumula e fa tantissimi danni, perché prima avevamo il 10% of maximum health ogni 3 secondi in meno, che è tantissimo. E non va via fino a che non venite fullati di vita. E quindi questo è un dovere dell'healer. Quindi è un debuff che per gli healer sono, cioè, è veramente difficile, tra virgolette, perché se c'hai equip lo fa. Ah, mi dispiace che non c'ho recount, ragazzi, ma mi sono scordato di metterlo. Vabbè, a DPS non dovrei essere malissimo. Cioè, abbiamo un healer, ragazzi, che semplicemente non cura un cazzo. Il problema fondamentale è quello. Cioè, abbiamo 13 morti. Io voglio l'equip di questo imbecille. No, vabbè, se continua a morire così a manetta. Cioè, poi ce l'ha il gear, Dio Cristo. L'arma 9.17, però. Cioè, l'arma 9.17. Ma come cazzo fai? Ah, hanno livato tutti. Guarda, hanno livato tutti. Ma sono pure morto. Ragazzi, dopo questi due fail, uno tra l'altro che non fail, cioè non per colpa mia, visto che la gente lì va a caso, io ero anche intenzionato a finire quella merda, ma se la gente è scarsa in culo e non sa fare il loro ruolo, non è colpa mia. Quindi adesso ci facciamo un po' di sane world quest, perché almeno queste spero che vada bene, perché Cristo, se vado male sulle world quest, veramente disinstallo e me do prato fiorito degli esports, tipo competitive, non lo so. Allora, questa l'avevo iniziata, infatti me ne sono rimasti solo due. E eccola qua, t'ho addirittura me se pure potenziata, pensa un po'. Questo è Army of the Light, me ne frega un cazzo. Questo è Asgurnitch, me ne frega. Come potete vedere in basso a sinistra, Ergussi e Rich incrementano di 120, che è un cazzo di niente. Se le fate tutte più o meno potete prendere quasi 1000, toh. Dobbiamo ammazzare questo serpentello, che non è tanto bello in realtà, visto che è abbastanza cazzuto, come potete vedere, visto che c'ha ancora 40 milioni di vita. Abbiamo fatto questo, ok. Ce ne stanno alcune che danno sia Army of the Light, sia Argus e Arrich. Ah, forse sono quelle elite, quelle grosse, me sa. Allora, quelle lontane, tipo quella laggiù, la completo con il mio cosetto. Il cosetto è questo, che mi fa completare instant una world quest. Ah, qui già partecipa con un dreneo a, non so, schiaffi e manate in testa. E GG, ho vinto. Fuori dalle palle, pagliaccio. Questo Argus e Arrich è da addirittura 1120 risorse, quindi andiamo a fare di corsa, visto che, come sapete, io non sto mai a bomba con le risorse. Se c'erano 7000, però c'è gente che ha tipo il cap da anni. Allora, qui già abbiamo un bel elite da far fuori. Fortunatamente, grazie al group finder delle quest, ce la faccio molto più velocemente, perché sennò, cioè, non ci metto tantissimo, per carità, però sicuramente risulterebbe un po' più lento. Infatti abbiamo fatto, non so che cazzo sia questa di fianco, ma visto che ci stiamo, ammazziamo pure quella. Allora, qua giù abbiamo finito, abbiamo ancora queste due qua giù che le andiamo a fare, visto che una è anche elite, quindi magari già reputazione anche per tutte e due. Dopo alla fine vi faccio vedere a quando sono arrivato, solo con questo giro di quest eccetera che ho fatto. Niente, dobbiamo sparare in testa questi poretti, la polvere di cristallo divina oscura antica maledetta, per liberarli praticamente, quindi una roba abbastanza easy. Se ci acchiappo, sono rimasti due, easy. Qua stesso principio, abbiamo un elite che è questo qua spalmato per terra, che mo spero che ressa. Eccolo qua, via, addosso. Ah, 3 milioni. Un discretissimo 3 milioni sui denti, ho tirato. 3 milioni e 300. 3 milioni e 700, oddio. E via, anche questo. Ci
ce lo siamo tolti dalle palle. E dovrebbe essere l'ultimo, tipo. Allora, su questo territorio sicuramente sì. Ah, già abbiamo l'ultima qua, ma lo andiamo a fare. No, per cazzi miei, mi finirò tutte queste altre che magari mi danno anche l'argustia al Rich, nonostante c'è scritto Army of the Light, solo perché magari sono elite, quindi danno per tutte e due, come vi dicevo, appunto. Però non è che in un video mi posso far vedere solo esclusivamente War Quest, perché mi fa schifo. Io non volevo far vedere le War Quest, perché è noioso farle per me, quindi... Anche perché è una cosa che chiunque giochi a World of Warcraft, a meno che non è a livelli un po' più bassi, fa costantemente, tutti i giorni. E non penso che le vuole vedere. Mari vuole vedere la mia bellissima faccia da cazzo, ma non vuole vedere le War Quest, quindi... E voilà, finita pure questa. Ragazzi, io per questo video devo salutarvi. Mi dispiace che non sono riuscito a finire la mitica, visto che un po' i ragazzi me l'hanno chiesto se la facevo. Io infatti stamattina ero loggato. O le mie opzioni erano queste: o facevo la mitica, oppure creavo la razza nuova e facevo la razza nuova e concentravo su quello. Però vabbè, comunque saranno video che usciranno. Allora, in questi giorni sto continuando a farmare rep, come potete vedere. Anzi, adesso vi faccio vedere quando sono arrivato. Sto a 4709, vabbè, ho guadagnato 1000 più o meno, poco più da quando ho iniziato il video. Magari facendo anche qualche altra world quest nel mondo, quelle elite, riesco ad arrivare anche a 5000. Però è un processo abbastanza lungo, purtroppo. Fino a, se non sono fortunato, a beccare magari le ricompense, quelle giuste. Quindi ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione come sempre. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.